Ci rendiamo conto che sono passati tipo 6 anni quasi da che è uscito il mio video su Dragon, sul suo passato, sulla mamma di Luffy, sui poteri e tutte cose. Cioè, la cosa più sorprendente è che ci sono voluti 6 anni a Oda per iniziare a raccontarci cose, quindi appunto tocca, è obbligatoria la reaction a vedere cosa si era detto all'epoca, cosa è stato confermato meno, cosa magari è cambiato nella testa dell'autore, visto che abbiamo anche parlato da poco appunto dell'evidente retcon nella timeline di Dragon, insomma, tutte cose, tutte cose. Poi è da un sacco che non facciamo una reaction, penso da un paio d'anni proprio che non facciamo la reactella per vedere cosa si era fatto anni anni addietro. 6 anni sono tanti, 6 anni sono tanti. E non mi ricordo cosa ho detto quella volta, quindi vediamoceli insieme. E chiaramente grazie a Giulio che ha richiesto questo video, così mi fa venire, no, l'angoscia a vedere me stesso quando pesavo 20 kg meno. Dai, via, via col, via col video. Ah, la buona vecchia sigla. Quanto tempo. Nel video dove sviscera lo scenario del Reverie, abbiamo concluso affermando che la probabilità di un intervento dei rivoluzionari al meeting sia molto alta. In questo video vorrei quindi parlare del possibile passato di Dragon e dei suoi. Cosa che direi giustamente è successa perché il Reverie c'è stato, i rivoluzionari hanno agito durante il Reverie e quindi sì, cioè aveva senso, a parte che era, possiamo dire, era abbastanza logico ed evidente, sarebbe andata lì la narrazione di Oda, però insomma, così è stato. Abbiamo avuto il Reverie con tanto di rivoluzionari che hanno fatto cose, con tutte poi le scoperte del caso, perché più che roba, cioè di scoperte, di reveal sui rivoluzionari, abbiamo avuto grandissime rivelazioni per quanto riguarda la volontà dell'AD, con tutta la cosa di Lili, eccetera, eccetera, e chiaramente sui poteri di Gorosei, che mica poca roba, però su Drago un poca ciccia. La previsione lì sbagliata perché, come dire, le rivelazioni sull'armata rivoluzionaria su Dragon sono cominciate ad arrivare con i flashback di Kuma, quindi un po' dopo, però comunque lo stesso arco narrativo, ecco. Suoi attuali poteri. D'altronde è un possessore della D e attualmente è ritenuto il nemico numero uno del governo mondiale. Monkey D. Dragon è il temutissimo leader dei rivoluzionari che cercano di rovesciare il governo e per questo motivo è il criminale più ricercato al mondo. Il carattere di Dragon è sconosciuto a causa di molti misteri che lo circondano, a parte l'amore evidente per la libertà e la fede nel destino. 22 anni prima dell'inizio della serie, ossia 24 anni prima di. Tra l'altro, piccolo inciso, la fede nel destino, che tra l'altro no, il destino, il vento del destino lo chiama negli ultimi capitoli, quindi quella cosa è molto importante per il personaggio, ma vabbè, sappiamo già che per lui il concetto di destino era un elemento portante della sua caratterizzazione nella sua vita, perché nel capitolo 100 tutto il discorso che Dragon fa andando praticamente verso Luffy, verso il patibolo di Rooktown, era su quello, quindi il concetto di destino, di predestinazione e di cose che uno deve o può fare, quindi lì direi che ci siamo. Oda è stato bravo a ricollegare i tasselli. Chiaramente uno si deve ricordare quello che è successo nel capitolo 100, però quasi 1000 capitoli dopo, quella roba lì top torna. Quindi dai, andiamo avanti. Rispetto agli eventi correnti, quindi, al momento dell'esecuzione di Roger il suo aspetto era simile a quello attuale, ma non aveva ancora il caratteristico tatuaggio rosso sulla parte sinistra del volto. 12 anni fa, Dragon ritornò in patria ed assistette all'incendio doloso del Great Terminal. Quando lo vediamo nel regno di Goa, possiede però il tatuaggio e ha già formato l'associazione nota come Armata Rivoluzionaria. Vediamo infatti Ivankov, Kuma e Hack che ne fanno già parte. Sempre 12 anni fa, Dragon ordina ai suoi sottoposti di cercare Robin, la luce della rivoluzione. 8 anni fa, durante il Reverie, si è discusso del movimento capitanato da Dragon e dei suoi ideali così pericolosi. Taras Lucas ha mostrato una sua fotografia e ha rivelato che anche se al momento non era un pericolo, nel giro di 5 o 6 anni avrebbe potuto costituire una seria minaccia. Ecco che poi è la cosa che abbiamo trattato per l'appunto, chiaramente nel video di settimana scorsa. Perché sì, questa cosa era molto molto rilevante, molto importante ed era 3 Reverie fa. Quindi per l'appunto non l'ultimo Reverie, non quello prima ancora. Reverie di 8 anni fa, 3 Reverie fa. E sappiamo avesse assolutamente ragione, visto che proprio dopo 6 anni è riuscito ad infiltrare uomini perfino in Impel Down. Possiamo quindi dedurre che tra i 24. Ecco, qui per esempio questa qui è un'informazione che
c'era stata data in un modo ed è stata poi riconnotata, quantomeno per dove siamo arrivati adesso con il flashback, dal dialogo tra Dragon e Kuma parrebbe che in realtà Ivankov non è che proprio si è fatto catturare per andare lì, infiltrarsi e fare cose. È per l'appunto anche lì uno scherzo del destino, il vento del destino che ha tirato determinate corde, diciamolo così, finché non è arrivato Luffy, che poi, vabbè, liberatore di oppressi di popoli, Nika, arriva in Impel Down, succede il patatrack in Impel Down e poi va come sappiamo. Però, per quello che noi sappiamo oggi, quella roba lì, quell'informazione è un po' obsoleta. Non mi piace troppo la parola obsoleta, ma un po' obsoleta lo è diventata. Però, insomma, questo. Andiamo avanti. 4 e i 12 anni fa abbia deciso di istituire l'armata rivoluzionaria, dato che ordine recupero di Robin solo 12 anni fa. L'incidente di Ohara, invece, avviene 22 anni prima degli eventi correnti. Ma prima di dare il via al movimento rivoluzionario, di cosa si occupava Dragon? Io credo fosse un membro di rilievo della Marina, e che ad un certo punto abbia deciso di lasciarla per seguire la propria giustizia. Cosa che adesso è confermato essere andata esattamente così, perché ce l'ha proprio detto lui nel flashback di Kuma, quindi è andata così, lo sappiamo per certo, non benissimo le meccaniche e le dinamiche, ma è andata così, quindi da qua si può fare il momento speculazio, si può fare, da qua si può fare. Sono sconosciuti i rapporti che intercorrono tra Dragon e Garp, tuttavia il sogno di Garp era quello di vedere i suoi nipoti diventare forti Marine, e per questo li affida alle cure di Dadan. Trovo abbastanza coerente che abbia cresciuto Dragon allo stesso modo, spronandolo a diventare un Marine seguendo la propria visione della giustizia. Dragon poi è uno dei personaggi più potenti introdotti in One Piece, dato che Ivankov crede... Tra l'altro, piccolo inciso, nei capitoli in cui Garp prende Vaci Nozu per fare il macello e liberare Kobe, abbiamo quel bellissimo dialogo tra Aokiji, quindi tra Kuzan e Garp stesso, in cui per appunto Kuzan gli rinfaccia che tutti gli allievi che ha avuto, tutte le persone che ha guidato e quindi ha protetto e un po' ha cercato di indirizzare attraverso, no, quella che era la visione della giustizia di Garp, hanno poi preso un'altra strada, sono andati per i cavoli loro, scombussolando i piani, quindi un po' gli dice: guarda, sei stato un pessimo maestro, perché guarda che fine ho fatto io, sono diventato un pirata. Guarda che fine ha fatto tuo nipote, uguale quell'altro è morto ciambellato. Pensa a tuo figlio che è diventato il capo dell'armata rivoluzionaria. Quindi c'è un po' quella cosa lì che fa capire un pochettino e spinge, no, verso quella direzione là. C'è un Garp che probabilmente ha preso anche Dragon sotto le sue ali, ha cercato di guidarlo nella Marina, però per appunto, come Dragon stesso ci dice, poi osservata la Marina dall'interno, ha visto che l'ideale di giustizia che la Marina rappresentava non coincideva con quello che Dragon invece possedeva, e quindi ha preso e se n'è andato seguendo la sua strada. Quindi di nuovo, anche lì, con le informazioni attualmente in nostro possesso, ha molto più senso ipotizzare quella cosa là, perché per l'appunto c'è pure il dialogo di Aokiji, c'è il dialogo di Kuzan che lo conferma praticamente. Però, proseguiamo. Prendendo il padre di Ace, si chiede se la Marina sia pazza a voler affrontare sia Dragon che Barbabianca insieme. Con la storia di Rossinante abbiamo scoperto che ci possono essere casi di Marine che si nascondono tra le file nemiche come infiltrati. Tipo la Sword. È possibile che l'identità di tali membri della Marina non siano del tutto rese pubbliche. Dragon pare possedere sia la forza che le capacità di adempiere a tale ruolo, e potrebbe aver inoltre scalato la gerarchia militare. Non escludo possa essere stato un viceammiraglio o un ammiraglio stesso. Nella color spread dedicata al film Z abbiamo potuto notare un piccolo spoiler ben nascosto. Allora, ammiraglio è attualmente improbabile, viceammiraglio forse anche, però che abbia un po' scalato le gerarchie militari direi di sì, quantomeno visto il livello di forza che già aveva all'epoca in questione, per quanto io comunque continuo a ritenere un po' strano e un po' improbabile che un personaggio che era un membro della Marina, forte, figlio di Garp, cioè se tu entri nella Marina e sei figlio di Garp, tutti sanno chi sei, che faccia hai, com'è possibile, ripeto, che poi nessuno sappia che in realtà Garp è il padre di Dragon, perché questa cosa passa in sordina, la gente pare dimenticarsela, ed è evidente nell'opera che questa cosa è così, cioè che nessuno sa che c'è quel rapporto padre figlio. Poi magari Oda inventerà una super cazzola per giustificarlo, cioè il tipo che Dragon entra nella Marina ma non voleva far sapere di essere figlio di Garp per non vedere cambiare il modo in cui viene trattato, cioè sei figlio di una leggenda, non vuoi che ti trattino diversamente, vuoi essere appunto una recluta normale come gli altri, un po' diversamente dal Meppo all'inizio per capirci, e quindi prendi e fai così di nascosto. Però è strano che i vertici della Marina non lo sappiano, quindi com'è possibile che poi fanno il reverie
c'è la foto di Dragon ovunque. Dragon poi, a una certa, come vediamo nel flashback di Kuma, avrà una taglia, finirà sui giornali. Com'è possibile che nessuno fa il passettino successivo e dice: ma lui era un marine e mi ha salvato, ma lui è figlio di Garp, perché li ho visti, cioè queste cose qui. Chiaro che dobbiamo accettarle perché si crea un patto narrativo tra autore e lettore, però più andiamo avanti, più scopriamo cose su Garp, su Dragon, sui rivoluzionari, e meno torna questo fatto qua. Però ci può stare, ripeto, rientra sempre in quel filone di idee, di discorsi per cui l'autore cambia appunto le carte in tavola in corso d'opera, quindi alcune cose tornano bene, altre tornano un po' meno. Così come prima ho elogiato il fatto che il capitolo 100 torni benissimo con le informazioni attuali, chiaro che il capitolo 149 torni un po' meno, cioè ci può stare, no? È un po' il bilanciamento delle cose, a volte va meno, però accettabile, ecco, comunque secondo me. Nascosto. Vicino a Nami viene rappresentato Don Chisciotte Rossinante, come lo si vedeva nei documenti di Sengoku. E al tempo il personaggio non era ancora stato ufficialmente introdotto. Credo che vicino a Brook potrebbe trovarsi anche un Dragon giovane in versione Marine. Non è però facile collocare Dragon tra i vertici della Marina in una locazione temporale ben definita. Questo in quanto Oda si è tenuto ben lontano da chiarire molti cambiamenti e promozioni all'interno dell'organizzazione. Ma dopo un attento studio è possibile dedurre alcuni eventi e trarre alcune ipotesi molto interessanti. Inizierò elencando le nozioni che sappiamo tramite gli avvenimenti stessi del manga per poi passare alla mia teoria vera. Tra l'altro ho notato solo adesso che c'era il green screen lì. Non ci avevo fatto caso. Sinceramente non ci avevo fatto caso. Cioè, la scopo è ritardatissimo, ma sì. Andiamo avanti. Vera e propria. 32 anni fa, Zeffiri perde la famiglia e lascia il posto di ammiraglio. Ha 42 anni. 27 anni fa, Kong è grande ammiraglio e poco prima di Ed War viene detto da Kuzan che Garp ha nuovamente rifiutato il posto di ammiraglio offerto da Kong. È presumibile che il posto vacante sia quello di Zeffir, dato che l'era della pirateria non era ancora iniziata. 24 anni fa, Dragon senza tatuaggi all'esecuzione di Roger. 22 anni fa c'è l'incidente di Ohara. Akainu e Okiji sono viceammiragli. 13 anni fa Sengoku è ancora ammiraglio. Lo scopriamo dalla conversazione che ha con Rossinante. 12 anni fa Dragon ordina ai rivoluzionari di cercare Robin. Borsalino è viceammiraglio. Lo vediamo mentre combatte con Arlong. Dragon potrebbe essere stato... Borsalino è il nome di Kizaru, cioè nel dubbio Kizaru lì era viceammiraglio. Uno dei 5 viceammiragli di Ohara. E infatti ne conosciamo solo 3. Essere stato promosso assieme a Sakazuki e aver lasciato la marina per la diversità di pensiero. L'astio che Akainu pare provare per Dragon potrebbe nascere proprio da una loro discussione dopo l'incidente di Ohara, incidente dove Akainu elimina i civili innocenti. Se si analizza il passato di Dragon, viene normale porsi interrogativi sulla madre. Sì, questa cosa non me la ricordavo, in effetti. Non mi ricordavo la cosa dei viceammiragli, cioè che ne conosciamo 3 su 5, così come non mi ricordavo. Non mi ricordavo parecchia roba di Ohara, in effetti. Vedi un po'. Giulio, rivedere questo video non è stata una malvagia idea. C'aveva senso, allora so perché. Madre di Luffy. È viva? È morta? È o era un personaggio di rilievo? Nell'American Shonen Jump, nel dicembre del 2009, Oda ha risposto ad una domanda inerente alla madre di Luffy. Questo me lo ricordo. Ve la leggerò in versione integrale. Solo dopo ne discuteremo. Credo sia ancora viva, ma ancora ci devo pensare bene. Ma se dovesse apparire nella storia, sicuramente sarebbe una donna molto tenace e severa, ma di certo non sarebbe una donna molto bella. Cosa cazzo? Tanto le disegna tutte uguali le donne nell'opera. Cioè, quando comparirà, quando noi vedremo la mamma di Luffy, sarà Nami con i capelli di un altro colore. Per forza, andrà così. Sarebbe la tipica conciatura da signora di mezza età. Parlando di famiglie, ho mostrato la storia di Nico Robin e della sua famiglia. È stata la prima volta in cui ho mostrato una madre nei ricordi di un personaggio. Fino a quel punto non avevo mai disegnato un rapporto di sangue. Nel caso di Chopper, era considerato come un figlio, anche se non c'era un rapporto di sangue. Volevo mostrare che si può considerare parte della propria famiglia anche qualcuno a cui non si è legati con un legame di sangue. Che poi è uno dei motivi, penso, principali nella costruzione di personaggi di Oda, nel senso che lui... Cioè, pensate alla c'è una protagonista,
A parte, vabbè, il fatto che ha cambiato il rapporto tra Zoro e Kuina, che sono diventati cugini, prima non lo erano, a livello di informazioni che noi abbiamo, ok? Di base, Nami non è sorella di Nojiko, non è sorella di sangue di Nojiko e non è figlia di sangue di Belmer. Chiaro, il rapporto che si crea è quello, cioè sorelle e madre. Però non è giustamente un rapporto di sangue, quindi c'è Oda che cerca di farci capire a più riprese, in più modi possibili, che famiglia è quella che ti scegli, famiglia è quella a cui vuoi bene, non per forza quella a cui sei legato geneticamente parlando, sangue parlando, anche perché poi il peso del sangue lo vediamo con Ace e Roger, lo vediamo con Sanji e Vinsmoke, insomma è un elemento molto molto importante nella narrazione dell'autore, quindi questa cosa ci sta. Bene. Per quanto Oda dica che pensa sia ancora viva, io dubito lo sia davvero, e il motivo è semplice, anche se non troppo scontato. In tutte le caratterizzazioni materne di Oda, i suoi personaggi sono disposti a dare la vita per i figli e per non farli sentire soli. Mentre i padri abbandonano i figli e famiglia per prendere il mare, le madri restano sempre a casa a crescere i bimbi. Questo mi fa credere che la madre di Luffy sia deceduta per qualche motivo, dato che lui viene cresciuto da Dadan. C'è però da dire che Garp lo porta da lei quando Luffy ha 7 anni, dopo il suo incontro con Shanks, fattore che mi ha sempre incuriosito. Luffy prima con chi viveva? E perché solo dopo il suo incontro con Shanks viene portato da Dadan? Così come è... E ci aggiungo, perché non lo sappiamo ancora, quando è che lo scopriremo? Perché chiederselo il 3 marzo 2018, quando ho pubblicato questo video, era un conto. Chiederselo il 3 dicembre 2023, chiaramente capite che cambia un pochettino le carte in tavola. Sono quasi 6 anni, sono tantini, sì. E c'è anche da dire che bisogna capire dove si andrà a parare adesso, no? Con Kuma che deve arrivare a Fuscia, lo scopriremo forse già domani con gli spoiler, chi lo sa. E poi di solito lunedì mattina qualcosina già inizia a uscire. Però ho modo di scoprirlo, sono molto curioso, non lo so. Però sì, sono passati quasi 6 anni e noi ancora non abbiamo una risposta a queste domande. Stiamo crescendo, stiamo invecchiando con One Piece, che è una cosa molto affascinante. Comunque io lo dico sempre con la lacrimuccia, cioè non lo dico in maniera triste o iraconda, non sono arrabbiato che dopo 6 anni ancora non avevano risposta, lo dico con nostalgia. Poi guardate, mi pesavo 20 kg di meno. Era un altro io. Ace, prima di lui... Credo che Garp abbia voluto nasconderlo il più possibile e che i banditi delle montagne fossero un ottimo gruppo con cui farlo crescere in segreto. Riprendendo in mano la timeline di One Piece, possiamo facilmente vedere come questo evento si collochi nello stesso periodo in cui Dragon chiede ai sottoposti di cercare Robin. L'ipotesi più probabile, a mio avviso, è che Dragon avesse ufficialmente mobilitato i suoi uomini e che per evitare che Luffy risentisse dell'eredità del padre, Garp abbia deciso di nasconderlo agli occhi del mondo. Ma rimane il fatto che Luffy non è cresciuto con la madre, almeno in teoria. Abbiamo solo la certezza che non sapesse nemmeno di avere un padre, visto che cosa dice Water 7 parlando con Garp. Ecco, questa cosa è molto affascinante perché seppur siano cambiate alcune cose a livello di timeline, come appunto sappiamo Oda ha riscritto alcuni avvenimenti, questa cosa torna ancora. Cioè, allora, poi bisogna anche capire come Kuma sa cose, ma ripeto, lo scopriremo nel capitolo 1101. Però questo interrogativo rimane, cioè ha senso che, essendo Dragon uno che ha lasciato la marina, quasi un disertore, che poi ha creato, no, l'armata della libertà, poi diventata armata rivoluzionaria, abbia fatto in modo tale che Luffy crescesse senza soffrire il peso del sangue, cosa che invece Ace ha sofferto e ha vissuto molto molto male. Può essere che magari lì c'entrasse, però appunto, come dico poi in questo video, Garp, cioè nel senso che Garp abbia fatto tesoro dell'esperienza di Ace per dire Luffy non deve soffrire la stessa cosa, quindi di base Luffy manco sa che chi è il padre non gli frega niente, cioè può essere questa cosa. Figura paterna quasi irrilevante, perché tanto la figura paterna di Luffy di base è Garp stesso, nel senso che poi quando Oda ha scritto il personaggio di Luffy, il rapporto col nonno che era Garp, Il conflitto genitoriale, quindi il conflitto poi dell'adolescenza in cui ti devi distaccare dal genitore, dalla figura paterna, lo ha fatto fare a Garp. Quindi Luffy, invece di diventare un marine, diventa un pirata. Quella cosa lì, quel conflitto generazionale, l'ha avuto con Garp, che per l'appunto è diventata la figura paterna in un qual certo senso per Luffy. Però andiamo avanti, queste sono
quisquilie, sono solo analisi mie, ecco, andiamo avanti. Credo che la morte della madre di Luffy abbia avuto un ruolo fondamentale nella vita di Dragon, considerando che questa si collocherebbe, così come la nascita di Luffy, proprio nel pieno della formazione della flotta rivoluzionaria. L'unica illazione, a questo mio avviso, sì, per il momento possibile, come ho detto anche nella live di The Name Before Tokyo, è che la madre di Luffy fosse un Tenryubito, un drago celeste. Visto il pregiudizio che loro hanno verso i possessori della D, o almeno la maggior parte di loro, non proprio tutti, direi che se una delle 20 famiglie avesse scoperto che la figlia aveva intrapreso una relazione con uno della D, di sicuro il primo loro pensiero sarebbe stato quello di stroncare la relazione, magari eliminando anche la propria figlia per la propria sicurezza. Cosa accadrebbe se un drago celeste e un possessore della D avessero un figlio? Quanto sarebbe potente e predestinato costui? Capite perché tornerebbe tutto ora? La madre eliminata dal governo per timore. Dragon che si stacca dalla marina perché non crede più nel governo a causa di queste azioni. Garp che nasconde Luffy. Come ci dice lui stesso a Marineford, ormai Luffy lì è già famoso e ricercato di suo. Non influirebbe la sua origine in tutto ciò. Sicuramente ho da riprendere in mano il passato di Luffy, così come sicuramente farà con quasi tutti i Mugiwara, e ci spiegherà per bene la storia della madre del protagonista. Ora che abbiamo concluso la parte sul suo passato... Altro, tutto questo discorso l'avevo fatto prima che Luffy avesse il big reveal come personaggio dal punto di vista nostro dei lettori, che avesse il frutto di Nika e tutte quelle cose là, quindi ha il frutto ricercato dal governo, eccetera, eccetera. Sarebbe... quanto non sarebbe caotico per il governo che Luffy di base è figlio di un drago celeste, con la D, e con un frutto di Nika. Cioè, sarebbe letteralmente, cioè, più predestinato ancora di quello che già è, ma visto che tanto è già predestinato, quel tassellino in più, secondo me, questo però chiaramente poi parliamone in chat, questa cosa qui non andrebbe a dire oddio, ancora più predestinato, che palle, secondo me darebbe una sfumatura un po' più interessante, perché non è solo il predestinato nemico di Im, ma in realtà è anche parte del governo, quindi è un po', no, quel punto di contatto tra passato presente, quindi tra gli errori del passato e del conflitto del passato, e il presente che porta all'unione dei popoli, che poi è il significato giapponese di One Piece. E quella cosa lì sarebbe molto, molto carina. Ripeto, sempre nell'idea di sovranalizzare a più non posso, però sempre il discorso della speculazio che facevamo prima. Io lo trovo ancora molto affascinante, anche dopo 6 anni, trovo ancora molto molto carina l'idea che la madre di Luffy fosse un drago celeste. Poi non andrà così, perché complicherebbe la storia e ultimamente Oda semplifica e va molto più lineare di quello che in passato avrebbe fatto, però continuo a trovarla molto molto carina come cosa. Dai, cavolo, è affascinante. Sarebbe molto molto affascinante. Il personaggio giusto nel momento giusto che unisce, no, quelli che erano in conflitto 800 anni prima. Dai, adesso perché. Direi che possiamo trattare invece i suoi poteri e le sue abilità. Alcuni indizi fanno pensare che Dragon sia uno dei personaggi più potenti al mondo. Il fatto che gente del calibro di Ivankov, Kuma e Inazuma siano suoi subordinati indica quanto siano elevate la sua forza e il suo carisma. Quando Sengoku ha rivelato al mondo intero che Luffy fosse suo figlio, la maggior parte dei presenti, tra cui Gecko Moria e i numerosi pirati di Barba Bianca, è rimasta a bocca aperta. Ivankov ha inoltre affermato che la forza di volontà di Luffy e la sua straordinaria resistenza fisica sono una prova del legame di sangue tra lui e Dragon, suggerendo che anche Dragon abbia queste stesse caratteristiche. Fino ad ora, ogni volta che Dragon è apparso, c'era sempre una tempesta in arrivo, oppure questa era già in pieno svolgimento. Accade la prima volta a Rogue Town nel capitolo 100. All'esecuzione di Roger nel capitolo 0 e sull'isola Dawn nel capitolo 586. Anche Baltico, curiosamente, sembra essere un'isola su cui c'è sempre molto vento. Osservando con attenzione il capitolo 100, vediamo come... Baltico che tipo esplosa, la fatta rivoluzione non è più là, non sei più... vedremo mai Baltico? Secondo me no, ce la siamo persa. Peccato. È interessante il mistero di dove fosse quest'isola e perché ne sono riuscito a trovarla, però chissà se lo scopriremo mai, tra l'altro. In effetti non neanche il flashback dei rivoluzionari, c'è neanche il flashback di Kuma, quindi ci ha parlato di Baltico, che è una roba da tenere in considerazione. E Dragon è l'unico personaggio presente a Rogue Town a non risentire minimamente della tempesta che ha permesso la fuga dei Mugiwara. Inoltre è riuscito a fermare Smoker, un fruttato con i poteri del roghi del fumo.
Ma come poteva fermarlo se Lucky non era ancora stato inventato e introdotto? E no, Lucky non esisteva al tempo, Oda doveva aver pensato ad altro. E prima di replicare nei commenti su Lucky e sulla sua introduzione, guardatevi il mio totale tombale sulla questione. Vi lascio in descrizione. Tornando a Dragon, il suo potere deve consentirgli di sopperire all'intangibilità del frutto Moku Moku in modo simile a come Ruffy ha potuto contrastare i poteri di Crocodile e Deneru. Non mi ricordavo la città. Considerando l'episodio del temporale e la natura gassosa del frutto di Smoker, pare che Dragon riesca a controllare i venti. Ma da cosa deriva tale specifico potere? Molte sono le ipotesi che da anni vengono discusse. Tra le varie ipotesi che sono state redatte, abbiamo il possedere Uranus, l'aver mangiato un frutto che controlla il clima, possedere un particolare Haki del Re o avere i poteri di un frutto mitologico di tipo drago. Analizzando i vari episodi che avvengono durante le sue apparizioni, possiamo però riuscire a dedurre quale sia il suo effettivo potere. Anche durante la sua apparizione al Great Terminal, nel capitolo 587, lo vediamo utilizzare il vento per salvare i presenti. È infatti riuscito a creare un passaggio senza fiamme così che gli uomini circondati dal fuoco potessero avere una via di fuga. Tempo dopo i rivoluzionari raggiunsero il villaggio di Shimoshiki in cerca di viveri. Dragon si assentò per un po' e, tornato nel regno di Goa, riuscì a salvare Sabo prima che annegasse a causa dell'attacco di un nobile mondiale. Se inizialmente tali scene erano dubbie, grazie al racconto di Sabo ci viene tutto chiarito nel capitolo 794. Vediamo come Dragon lo abbia salvato dall'annegamento e come lo abbia poi portato sulla nave dei rivoluzionari. È evidente! Nel salvarlo, Dragon sembra evitare il contatto diretto con l'acqua e nell'apparizione successiva sembra raggiungere la propria nave grazie al vento stesso. Ah, ne approfitto, piccolo inciso nell'inciso. Noi abbiamo già visto la nave di Dragon a colori, qui la state vedendo a colori, non è una nave nera, ergo non è Dragon che nasconde il quarto e ultimo Lord Poneglyph e affonda le navi. No, però anche qui, se era palese la scena di prima con Sabo preso al volo mentre era in mezzo al mare, in mezzo al niente, qui Dragon che si sta letteralmente ricomponendo dal vento, perché si sta ricomponendo, è proprio lettura della scena per così com'è. È evidente che si sta ritrasformando in essere umano in questo momento. Guardate come ha le gambe, i piedi non ci sono. E si sta ricomponendo. Non è solo non è disegnato brutto o male. Oda sta cercando di farcelo capire senza esplicitarlo in maniera troppo troppo precisa, perché poi no, vuole creare il cliffhanger, il plot twistone, però c'è, la scena è quella, nel senso Richiamando i poteri di un Rogia. Se Dragon possedesse i poteri del Rogia del Vento, sarebbe anche spiegabile il fulmine che ha salvato la vita di Luffy e Log Town. Tra le varie cause che portano alla formazione di un fulmine, vi sono infatti le perturbazioni atmosferiche. Controllare il vento può concedere il controllo dell'umidità, dell'attrito col suolo e della pressione atmosferica. Rivediamo ora gli eventi di Log Town con questa nuova ottica. Sembra che al momento dell'esecuzione, nel capitolo 99, la spada di Buggy abbia subito una repentina modifica del potenziale elettrico e che sia questa la causa del fulmine che ha poi colpito il patibolo. Nel capitolo successivo, grazie alle onomatopee usate, possiamo dedurre che vediamo Dragon nel momento stesso in cui il fulmine colpisce il patibolo. Flash indica infatti il lampo del fulmine e Rumble indica il suono del patibolo che crolla. Inoltre Dragon parla di Luffy del suo essere pirata nel momento stesso in cui la luce del fulmine gli illumina il volto. Ultima prova l'abbiamo da Smoker, il quale... Dai, è clamorosamente perfetto. Il capitolo 100 a livello tecnico è incredibile. Per quello io dico e continuo a dire, mi manca quella cura, quell'attenzione ai dettagli nella scrittura di One Piece, perché non è più così. E lì c'era un evidente... autore che aveva pensato ben prima di disegnare determinate cose dove voleva andare a parlare, l'aveva già deciso e aveva deciso di quindi darci degli indizietti, darci una costruzione con una narrazione che, ripeto, non è data da mille balloon che vanno a soffocare la scena, ma è data dal suono, quindi le onomatopee, quindi i suoni ambientali sono motore narrativo, così come appunto i dettagli, i giochi di luce. Il capitolo 100 è tra i miei preferiti, è clamorosamente bello per quello che racconta, per come ce lo racconta, ma è anche talmente pensato e costruito che dici, oh, cioè nel senso, è incredibile. Si vede quel capitolo, e non è un Oda che ha ancora raggiunto il massimo potenziale visivo, perché per me quello lo raggiungiamo a Enies Lobby, però il capitolo 100 è proprio la chiara manifestazione di un autore che
sapeva quello che stava facendo e dove voleva andare a parare. È proprio evidente questo, perché è troppo curato, è troppo ricco, no, di sovrastrutture che comprendi col senno di poi dopo, ma ci sono, c'è tutto. Ribadisco, quando un'onomatopea diventa indizio narrativo, siamo a livelli altissimi di opera, per quello che mi riguarda, tanta roba davvero. Poi inizialmente crede che sia il cielo a non voler salvare Luffy, ma capisce infine che la causa di tutti quegli eventi sia Dragon stesso. Smoker attribuisce a Dragon sia il fulmine che il vento ottimale per salvare da Rogue Town. Ma voi cosa ne pensate? E quante reputate valide queste ipotesi? Fatemi sapere come sempre la vostra opinione qui sullo spazio ai commenti di YouTube o solo di... Basta, mi sono rotto. Ragazzi, è... pazzesco. Ah, cioè non pazzesco il video, è pazzesco il capitolo 100, è bellissimo. Guarda, Giulio, davvero, grazie. Grazie della dritta, aver proposto di fare reactino a questo video. Non me lo ricordavo così dettagliato, con così tante cose. Bello. È bella l'emozione che provo ripensando a tutte le cose di 6 anni fa, ma anche ripensando chiaramente a... boh, dai, cioè, la tecnica di Oda all'epoca. Bellissimo. Che bello. Bello il capitolo 100. Tanta roba. E chissà quante cose ancora abbiamo da scoprire. Che magari poi rileggendo appunto il capitolo 100, il capitolo 149, tutti quei capitoli lì, chissà cosa tornerà e ci farà dire wow. Vabbè, ai posteri l'arda sentenza, si dice così, no? Si dice così.